Plätze bitten, uns jetzt ein bisschen wieder Platz zu machen. Si è transformé en début de nouveau cycle. La crise économique et financière nous a montré que l'industrie doit demeurer au centre de l'économie européenne. Notre référence, comme le stipule le traité de Lisbonne, est l'économie sociale de marché. Le but est la politique sociale, le marché est l'instrument pour l'atteindre. Je suis absolument convaincu qu'on peut faire un mariage entre la politique industrielle et la lutte contre le changement climatique. Ce sont les deux faces d'une même pièce, deux politiques interdépendantes à la finalité identique. Je sais bien que certaines fois, ce mariage sera un mariage d'intérêt. Mais comme vous le savez, le mariage d'intérêt marche beaucoup mieux que le mariage d'amour. Donc, et j'espère finalement que le mariage devienne un bon mariage d'amour. La politica industriale deve essere uno degli strumenti fondamentali per lo sviluppo e la crescita dell'Europa, per la conoscenza, quindi è ovvio che è una politica che deve pervadere tutto il settore della crescita, quindi non è solo l'innovazione, cioè ci sono una serie di elementi fondamentali che noi non possiamo sottovalutare, sarebbe un errore fare una politica protezionistica perché l'Europa deve essere competitiva, il nostro impegno è quello di avere un sistema industriale, imprenditoriale europeo competitivo sul palcoscenico internazionale. Io sono assolutamente convinto che il commissario all'industria, che ha anche la responsabilità della politica dello spazio, che ha la responsabilità del settore dell'innovazione per quanto riguarda tutto il sistema industriale, che deve impegnarsi per fare in modo che la greener economy possa essere non soltanto un sogno o uno slogan, ma possa veramente diventare un'opportunità per la crescita economica che noi dobbiamo raccogliere, soprattutto penso al settore dell'industria. Noi dobbiamo impedire che una volta che chiude un'impresa i lavoratori di quell'impresa perdano definitivamente il loro posto di lavoro, invece aiutando, per esempio, perché ho insistito sulle donne imprenditrici, perché io sono convinto che dobbiamo mettere in atto una serie di iniziative per spingere i giovani a diventare imprenditori, un nuovo modello industriale che è un modello industriale che permette a tutti quanti gli europei di vivere in condizioni migliori. Significa avere qualità e competere sulla qualità, non sulla quantità. Ma quando poi fra 20 o 30 anni il mercato, facciamo l'esempio dell'auto, il mercato dell'auto ci porterà ad avere nel mondo 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di autovetture e non si potrà più utilizzare la benzina o il diesel perché costeranno troppo, perché ci sarà, le riserve saranno minori e le macchine saranno talmente tanto, allora sì che le macchine, le green cars, le macchine frutto dell'innovazione europea diventeranno competitive sul mercato. Non c'è da fare una cosa, serve mettere in pratica una strategia. La strategia è quella che deve puntare all'innovazione del nostro sistema economico, che deve essere attraverso soprattutto una valorizzazione delle piccole e medie imprese. Il primo tema sul quale mi impegno è quello che ho detto come primo degli impegni a brevissimo termine, è quello che riguarda l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, perché se noi non permettiamo oggi alle piccole e medie imprese di sopravvivere, rischiamo che la crisi economica già grave che stiamo affrontando si trasformi in una grave crisi sociale. Siccome poi lei, se no, mi accusa di parlare molto e di dire poche cose, la mia posizione è quella che ho dimostrato su una questione molto difficile, molto complicata, che è quella che riguarda i body scanner. Io avevo fatto una proposta, il Parlamento, la Commissione Trasporti aveva approvato quella proposta, il Parlamento mi ha chiesto delle valutazioni differenti, sempre in base alla comitologia, io ho fatto le valutazioni necessarie e ora stiamo rivalutando quella che è l'ipotesi di body scanner. Quindi questo è il mio modo di comportarmi e come l'ho fatto da Commissario dei Trasporti, se avrò la vostra fiducia lo farò anche da Commissario all'Industria.